I festeggiamenti per la Serie A Rosanero non si fermano. Oggi è stato il Centro Concadoro che ha voluto omaggiare il Palermo per la promozione nella massima serie. Samir Ouikani, Michel Morganella, Paolo Dybala e Cefas Malele hanno incontrato i tifosi rosanero presso il centro commerciale. Tante foto, tanti autografi naturalmente per i nostri ragazzi che hanno regalato ai tifosi davvero un pomeriggio bellissimo. Il centro ha voluto festeggiare la squadra che naturalmente è stata rappresentata dai quattro giocatori con una splendida torta di 70 kg con la scritta "Siamo tornati", l'hashtag che abbiamo utilizzato in tutti i nostri contenuti relativi alla promozione. Sono stati proprio gli stessi giocatori a volere regalare la torta ai tifosi, festeggiando insieme a loro per un traguardo che è davvero importantissimo per la società, ma anche per tutta la città di Palermo. Paolo Dybala, a margine dell'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ascoltiamolo. Oggi, durante tutta la settimana, ha parlato il mister. Tutti vogliamo arrivare a questo record, quindi dobbiamo fare questi 6 punti che mancano per fare una bella stagione. La svolta del tuo campionato contro il Bari, quel gol meraviglioso, da lì in poi grandi prestazioni. Sei soddisfatto della tua seconda parte di stagione? Sì, poi quando sono rientrato dagli infortuni sono contento perché ho potuto dimostrare quello che so fare, i gol, tutto quello, quindi sono contento anche per la stagione che ha fatto la squadra. Dovessi dare un numero, un voto a questa squadra, che numero daresti? Sì, arriviamo a fare il record, un grande 10. Manca ancora un gol, quindi penso che lo farò domenica. L'ho detto sempre, sto bene qua, voglio dimostrare ancora un po' di più, quindi sarò contento se rimango qua. Sappiamo che hai un ottimo rapporto con Vasquez. Quanto è arrabbiato Franco per non poter scendere in campo in queste 2 giornate? Tantissimo, perché dopo quello che le hanno fatto dentro il campo, prendere lui due partite fuori è un po' arrabbiato, ma beh, sono cose che non deve fare, ha capito che non si può fare quello che ha fatto, ma vabbè, sappiamo che sono gli altri giocatori che possono fare meglio comunque. Cosa vi ha detto il mister dopo questa sconfitta contro il Carpi? No, che non dobbiamo mollare neanche rilassarci, quindi dobbiamo continuare partita ogni partita perché abbiamo un obiettivo adesso che è arrivare al record, quindi non possiamo mollare niente.